Travolto da un treno e trascinato per metri, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 38 anni di Carugo. L'incidente è avvenuto attorno alle 7:30 in Verigo, all'altezza del passaggio a livello di via Magni. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto mentre attraversava i binari poco prima dell'arrivo del convoglio. Gli agenti della polizia ferroviaria stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo, 38 anni, avrebbe attraversato i binari probabilmente quando le sbarre del passaggio a livello erano ancora alzate. Sarebbe poi caduto sui binari inciampando oppure per un malore e non sarebbe riuscito a rialzarsi. Poco dopo è transitato il treno partito da Asso alle 7:02 e diretto a Milano Cadorna. Il macchinista avrebbe provato a frenare vedendo l'uomo a terra, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Il 38enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Monza. È ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Dopo l'incidente, il traffico sulla linea ferroviaria Asso-Seveso-Milano è stato interrotto. 10 convogli nelle due direzioni hanno subito ritardi o variazioni di percorso.